Ciao a tutti ragazzi, Riccardo Di Gasparro, fatemi abbassare qui un po' di cielo. Oggi sono sul programma televisivo Cielo, rigorosamente in streaming, perché da PC stavo facendo alcune cose. Voi come state? Tutto bene? Come va? Ma che altezza è assurda questa? Fatemi modificare un attimo, forse così va meglio. Vediamo un po'. Ok, sembra di sì. Allora, come state ragazzi? Come va? Tutto bene? Ci sono 174 milioni di gradi. Io non so se nella vostra zona va tutto bene, ma ragazzi, cioè poi quelli che dicono no, ma perché il cambiamento climatico fanno... No, non è vero. Dai, non è possibile passare da 20 gradi a, vedo oggi in alcune zone, 42-48. Cioè ragazzi, non è normale. Cioè, dai, fa un caldo allucinante, sembra di essere, non so, nel Sahara, e quindi così. Guardate come si beve. Guarda, anzi ve lo faccio vedere tra un po', che siete pure di più in live. Ciao a tutti dove state entrando. Ciao Flavia, Luciana, Malik, Christian, Miria, Antonella, Anna, buonasera, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Quindi nella vostra zona come state messi? Quanti gradi ci sono? Io intanto stavo finendo, no, questo lo devo dare al mio amatissimo collaboratore di Milano, che devo fare delle cose sul blog, stanno uscendo un sacco di articoli. Oggi parliamo di... No, fatemi mettere un attimo Facebook pure da qua. Voi che state facendo? Allora, come sta andando? Come state messi? Ragazzi, tutto bene? Come sta andando? Oggi una live un po' particolare, perché ho ricevuto diversi messaggi. Ciao Medea, diversi messaggi di persone che appunto hanno dei problemi nell'ultimo mese e due mesi. Ho ricevuto diverse richieste di persone che mi chiedevano: ma come posso fare? Ho il problema con lo sponsor, ho il problema con l'upline, ho il problema con le mie upline e non riesco a superarlo, è un problema per il mio business, come posso fare, cosa non devo fare, eccetera eccetera. Quindi oggi parliamo di questo, è una live un po' particolare. In ogni caso, anche se non avete problemi, o se qualcuno c'è che ha problemi me lo dica, magari si faccia sentire, in ogni caso anche se non avete problemi dovete sapere che conoscere queste informazioni vi aiuterà poi nel futuro, qualora dovesse accadervi qualcosa di particolare, di simile, a superare tutto quanto. Quindi upline, sponsor mi hanno deluso, che cosa devo fare, come mi devo comportare? Saveria, ciao Saveria, come stai? Noi siamo freschi in Toscana, solo 32 gradi, oh, beh, niente male. Cilento 35, guardate Di Gasparro che uomo vero come beve il tè. Così si beve il tè, ragazzi, nel boccale della birra, con la Y, ok? Nel boccale della birra si beve il tè. Guardate lo stile inconfondibile del vate Riccardo Di Gasparro, guardate, ok? Quindi, top, sì, assolutamente, no, questo è lo stile migliore, okay? Anzi, vi faccio anche una bella sorsata, ok, prima di parlare, di entrare nel dettaglio, ok? Poi si suda in un modo incredibile, qui dovevo finire di fare gli articoli, fatemi vedere quando esco in pubblicazione lì. Tutto quanto, vediamo un po', l'ultimo l'ho pubblicato in diretta, questi segreti di Gasparro, prima di entrare. Allora, questo qui, no, frasi future, forse l'ultima è frasi future, mi sa di sì, frasi future, quando l'ho pubblicato il 7, ma come il 7? Ma che stai dicendo? Ah no, era questo, 11, 12, 13, 14, ah, domani devo andare in pubblicazione, vabbè, ok. Buongiorno a Roma 39, e lo vedi allora Marzia, no Stefano, lo vedi, vi confondo, lo vedi? Oddio, un po' d'aria fresca, oddio, incredibile, cioè a Roma 39 gradi, cioè ragazzi non è normale, ieri, fino a ieri sera c'era Babbo Natale con la Befana, vabbè, comunque a parte Riccardo Di Gasparro, a me piace tu stai zitta sopra, per favore,
che mi insulta già da oggi. E, io, cosa hai detto? Oggi. Mi piace il caldo che tu stai invecchiando. A me piace il caldo. A me piace il caldo e che tu stai invecchiando. Innanzitutto stai invecchiando tua sorella, no? Che è quella. Stai invecchiando bene, perché anziani. Come? Aspetta. Una chef. Cioè, aspetta, quindi mi hai fatto un complimento in diretta? No, è che tu mi volevi fare in realtà un complimento in diretta. È che mia sorella sta invecchiando bene. Mi hai detto tua sorella. Mia Va bene, Suda pensa a lavorare lì con mettere su due belle chiappe. Ragazzi, queste sono le cose interne, dovete sapere. Il fondo schiena della mia donna, insomma, sta lavorando di qua e di là. Ah, tra l'altro pure di Gasparro, è andato dal personal trainer, eccetera, eccetera. Vabbè, non parliamo di queste cose. C'è Nicolas che si sganascia, questo, ok. Sei un vecchietto, qui siamo a 43 gradi in Calafrica. Andrea, addirittura 43 gradi. Madonna, mi viene l'ansia. Ciao Antonio, buonasera Diamond, anche io live da Roma, si muore anche stando fermi. Ah, è vero, tu stai a Roma, Tony, stai a Roma, Tony. Grande maestro, ciao Alessandro. Taci Martina, meno male che Antonella ti insulta, vedi qualcuno che difende, ok, il povero Riccardo Di Gasparro, che si impegna tanto, fa le live, così eccetera eccetera. Lei è sopra a lavorare per le chiappe e io invece lavoro per la mente, vedete le differenze. Allora, parliamo di cose serie. Problemi con l'upline, lo sponsor. Allora, dovete sapere che se avete problemi con l'upline, con lo sponsor, soprattutto con lo sponsor, purtroppo, signori, non ci sono buone notizie per voi. State messi abbastanza male. È una situazione spiacevolissima che non consiglio a nessuno. E purtroppo quando capitano queste cose i problemi sono grandi, perché poi dovete resistere poi a tante situazioni, soprattutto a livello energetico, perché se non andate d'accordo con lo sponsor poi dipende che livello di gravità c'è, ok? Perché se addirittura non vi parlate più, vi state sulle palle di qua e di là, è molto pesante. Io mi auguro che almeno con lo sponsor, con l'upline sopra, siate in ottimi rapporti, perché se avete un rapporto pessimo con lo sponsor e con l'upline, mi dispiace farvi quello tragico, però sarà una vera e propria impresa raggiungere il successo nel mondo del network marketing. Quindi io non voglio farvi tutta la distruzione possibile e immaginabile, perché ce la potete fare comunque, ma non mi va di prendervi in giro a dirvi che non sarà un problema, perché tutto dipende dal vostro believe, e perché così allora noi siamo mentors e tutte ste cavolate psicologiche. Purtroppo non è vero, e se avete problemi con lo sponsor o con le upline siete in una valle di lacrime sostanzialmente all'inizio, perché non sapete che pesci prendere, con chi relazionarvi di qua e di là. Quindi dovrete resistere a tutta una serie di attacchi, a tutta una serie di situazioni che nella stragrande maggioranza dei casi saranno scomode e fastidiose. Quindi dovete mettere sulla bilancia tutta una serie di cose. Mi conviene resistere, fare tutta una serie di cose per lavorare, per fare a destra, a sinistra, su e giù, oppure è meglio lasciar stare? Perché anche Sun Tzu, L'arte della guerra, io vi consiglio di leggerlo, ne parla, c'è un bravo generale, quando manda le sue truppe sul campo di battaglia deve rendersi anche conto quando non è il momento di combattere, perché sennò poi te le ammazzano le truppe e sei, anziché un buon generale, un idiota, ok? E voi dovete ragionare un po' allo stesso modo, prima verso voi stessi in questo modo e poi anche con le persone che gestite, con le persone che sono nella vostra organizzazione. Però ci sono delle cose molto complesse da fare, cioè non è per niente facile la situazione. Se il vostro business vi piace, comunque voi la vostra attività la volete portare avanti e la volete fare, la cosa a cui dovete fare molta attenzione è quella di non trasmettere in downline le vostre paturnie psicologiche, e non dovete
assolutamente parlare dei problemi che avete col vostro sponsor o con la vostra upline in downline. Cioè, avete agganciato il discorso? Cosa succede nel mondo del network? Perché poi questo succede, che molti per inesperienza cominciano a fare un po' di gossip, cominciano, no? Magari con lo sponsor c'è un po' di screzio, roba così, non si va d'accordo, poi con la prima upline neanche, e pensano che parlarne in downline, quindi con prime line, seconde generazioni, terze e quarte, sia in effetti una buona mossa, perché così si crea il team unito. Non è vero. Se voi vuotate il sacco in downline, le vostre stesse downline prima o poi vi si rivolteranno contro, soprattutto se non avete una qualifica potente da reggere lo scontro. Cioè, se voi ancora non avete fatto un cactus nella vostra organizzazione, nel vostro business, se voi ancora non siete un leader affermato, è inutile tentare Sun Tzu. È inutile tentare di fare a braccio di ferro con lo sponsor o con la upline che hanno 47 qualifiche più alte della vostra, cioè stanno 50 step avanti a voi e fatturano 4 volte voi, cioè non avete presa, cioè dovete essere intelligenti strategicamente parlando, non avrete mai presa, ok, con le vostre prime linee downline, non potrete mai avere magnetismo a tal punto. C'è un magnetismo talmente tanto forte che vi permette di catapultare tutti in un altro business o da un'altra parte, perché non avete raggiunto i risultati. Vedete perché cerco di spiegarvi le cose in modo strategico, in modo intelligente? Perché sennò poi fate le cazzate. È così. Quindi non dovete assolutamente tentare di fare braccio di ferro con lo sponsor con cui non andate d'accordo, con le upline non andate d'accordo, perché se no il braccio ve lo spezzano. Fidatevi che non è per niente bello. Ciao Marzia, ciao a tutti. Fidatevi che non è per niente bello farsi rompere il mazzo dallo sponsor o dall'upline, perché poi perdete tutta la leadership, perdete il magnetismo, e anzi, se magari vi state anche sulle palle, lo sponsor e l'upline tenteranno inevitabilmente di buttarvi proprio fuori dall'organizzazione, perché voi siete gli unici che rompete le scatole. Sotto non avete forza, perché anche voi che siete i leader sopra non avete fatto qualifica, quelli sopra, sponsor e upline, stanno avanti di 100 livelli in più rispetto a voi, vi fanno a pezzi. Cioè, capite che dovete essere, ciao Claudia, buon pomeriggio, capite che dovete essere intelligenti strategicamente parlando. Il network marketing è tantissimo strategia, soprattutto quando si affrontano problemi, quando non si va d'accordo con lo sponsor, con l'upline, quando succedono tutte queste cose molto fastidiose. Non dovete fare gli impulsivi che prendete e attaccate lo sponsor davanti a tutti, o cominciate a denigrare lo sponsor o l'upline solo perché voi non andate d'accordo davanti a tutta la downline, perché lui così, cominciate a parlare male. Vi fate un doppio danno, questi sono i due danni irreparabili. Chi sbaglia muore, non ha possibilità di riprendersi. Sono due danni irreparabili. Uno nei confronti del vostro business, perché la persona o le persone si defocalizzeranno, non saranno più concentrate nel portare avanti l'attività, quindi non fatturerà più nessuno, nessuno avanzerà più di rank, i clienti non verranno seguiti come dovevano essere, perché si defocalizzano tutti quanti e perdete quindi soldi, voi e loro. Inoltre, voi, se disgraziatamente, cioè se per botta DC, ok, questi qui decidono di rimanere con voi all'inizio, sappiate che durerà per poco, perché voi perderete tutta la leadership e tutta il carisma nei confronti della vostra organizzazione, perché come vi ho detto, se vi mettete a fare a braccio di ferro con persone nettamente più forti di voi, fate una brutta fine. Quindi perdete non solo la leadership, ma rischiate di perdere per sempre i rapporti con tutte le persone che avete in downline. Quindi se un domani volete spostarvi in un altro business, perché io poi vi devo parlare anche di queste cose, che mi seguite ormai in 100 miliardi di distributori di tutti i network del pianeta Terra, che mi è arrivata dal blog, cioè, so che ognuno di voi ha situazioni e robe diverse, io queste cose ve le devo dire. Se poi volete spostarvi in un altro network perché odiate tutti della vostra upline di qua e di là, magari rischiate pure di perdere quelle 10-15 persone che avete perché vi siete mossi male strategicamente parlando. Ci siete arrivati?
queste sono cose molto importanti. Questa live, come pure le altre, ok? Cioè, vale veramente un sacco di soldi. Io le cose che vi dico, fidatevi che sono cose che io me le mastico, le rimangio e me le ridigerisco quando voglio, perché sono 10 anni che mangio merda tutti i giorni sul campo con la rete di qua e di là, a destra e a sinistra. Queste sono le cose che vi accadono, queste sono le cose pratiche di cui avete bisogno. Io lo so, poi se avete da farmi delle domande fatemele, non è un problema, però questa è la base. Sostanzialmente entrare in discussione non è mai produttivo e non è mai buono, né per voi né per la vostra organizzazione. E soprattutto, se i vostri sentono che voi che siete i leader, quelli che vogliono essere i fari di qua e di là, cominciate a fare gossip, cominciate a parlarne, cominciate a vuotare il sacco in downline, voi perderete la faccia. Lo so che è tosta, è fastidiosa, è difficile, è complicata, è una rottura di palle, ragazzi, lo so. Però io vi devo consigliare, vi devo dire solo e soltanto le cose che vi portano al successo, perché con me parlate solo di sta roba qui, come stesso materiale che trovate sul blog, videocorsi, in pitch, imbrogli che usciranno, eccetera eccetera. Cioè, io vi dico le cose, solo le cose, la creme delle cose che vi servono, e fidatevi che queste cose qui vi servono come il pane, perché prima o poi qualcuno, anche sotto di voi, se non voi per primi, ma qualcuno in downline, di solito quando arriverete dalla quarta generazione in giù, quarto, quinto, sesto livello, di solito iniziano a verificarsi un po' questi problemi. Se qualcuno tra di voi, sotto di voi, vedete che inizia a litigare, iniziano a cozzare, iniziano a prendersi a parolaccio, che non vanno d'accordo di qua e di là, e voi che siete gli sponsor o le upline dirette che vedete, non interagite con loro spiegandogli tutto quello che vi ho appena detto, vi si distruggerà la rete sotto, perché discuteranno tutti, litigheranno tutti. Qui infatti deve entrare in gioco il leader che fa da collante, che non permette alla rete di sfaldarsi e di fare un disastro totale tra persone che litigano a destra e a sinistra. Cioè, avete agganciato quello che vi sto dicendo? È molto importante. Però di solito, dai, non prendiamoci in giro. Magari con lo sponsor o con la vostra upline non andate molto d'accordo, però io sono sicuro che chiamando su un leader con cui andate d'accordo, prima o poi lo trovate. Cioè, non facciamo adesso gli esagerati che odiate tutta l'azienda, perché se vi stanno sulle palle tutti, cioè evidentemente non è l'azienda giusta per voi, evidentemente non state facendo il giusto business, cioè cambiate network. Io poi lo so che divento drastico e vi dico queste cose. Ciao Andy, vi dico queste cose che molti, no, si sentono destabilizzati. Però ragazzi, è così, se vi stanno sulle palle gli sponsor, tutte le upline, molto probabilmente non è il business giusto per voi, è giusto andarvene. A un certo punto dovete anche prendere in mano la vostra vita e prendere una decisione. È nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino. Non lo dice Riccardo Di Gasparro, lo dice Robbins. Cioè, avete agganciato il discorso, perché sennò poi mi fate i casini, che mi dispiace perché mi scrivete in tanti. Io meno male che ho un team di supporto che mi aiuta a smistare tutti i vostri messaggi, contatti in entrata, di qua e di là. Mi scrivete, mi dispiace, perché poi me le fanno vedere queste cose, quello che ha il problema con lo sponsor, quell'altro che ha il problema con l'upline. Voi dovete essere intelligenti, dovete poi alla fine di tutto questo discorso mettere sulla bilancia il peso di queste cose che vi ho detto e fate i conti. Ne vale la pena combattere di qua e di là? Perché poi ci sono anche altri fattori. Voi in quale zona siete? La vostra zona è costellata di leader? Ce li avete intorno a voi leader o siete da soli nella vostra zona? Perché è un problema anche quello. Cioè, c'è un lavoro strategico che va fatto dietro tutte queste situazioni, perché se avete dei leader sul campo nella vostra zona o comunque vicino, dai, 50 km di raggio, la facciamo semplice, vicino a voi, allora è un conto. Se non avete leader intorno a voi è un problema. Poi è vero che potete muovervi online e fare anche il grosso dell'attività online, però ci devono essere tutti dei meccanismi, delle cose particolari che comunque devono funzionare, perché sennò fate una macedonia, ragazzi. Cioè, così. Il boccale della birra, ragazzi, ci si beve
il tè, guardate lo stile inconfondibile di Riccardo Gasparo. La mia plaina è stratosferica. Amalgamandola con della farina di polenta, della farina 00, tacos nella cultura americana. Ok, ragazzi. Quindi dovete valutare tutta una serie di cose. Cosa ha scritto Marzia? Ho un conoscente che stava in un network che stava fallendo e ha voluto iniziare un nuovo network. Un network totalmente diverso e si è portato tutte le sue downline di là. Credo che per fare una cosa simile abbia molta stima da tutti e dalla squadra, giusto? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Deve... questa persona qui sicuramente ha lavorato bene con le downline, Marzia. Ha stretto bene i rapporti, è stata capace di comprendere tutta una serie di situazioni, è arrivata al punto che magari ha voluto fare altro nella vita e questi l'hanno seguito. È così. Capitano queste cose, capitano. Bisogna purtroppo, o per fortuna, perché a volte le vite cambiano, in meglio, prendere atto di tutte queste cose che vi ho detto. Ma di solito quando non andate d'accordo con lo sponsor o con la plan e non avete ancora raggiunto il successo, comunque fatto le prime due o tre qualifiche previste dal vostro piano compensi, nella stragrande maggioranza dei casi, ragazzi, è un cavolo di casino. È un cavolo di casino perché dovete stare a contatto con qualcuno che vi spiega come meglio muovervi. Di qua e di là. Non a caso io ho la mia skills, ok? Una delle mie skills pesantissime, fortissime, eccetera, eccetera, è proprio questo. Io so gestire qualsiasi tipo di catastrofe sul terreno. Tutto ciò che riguarda i problemi sul campo, persone che litigano, organizzazioni, cose, intrecci, cross line, quello che litiga con quell'altro, quello che vuole ammazzare quella, cioè questa è roba mia. Non a caso sto pensando di tirare fuori tra i tanti infoprodotti miei anche qualcosa su la guerra proprio spiccia che si deve fare sul campo. Metterò in mezzo Sun Tzu, un po' di cose, già tutto studiato e montato, però con calma perché devo uscire prima con altra roba. Ti devo rivedere in differita. Daniela, mi sa di sì, perché ti ho visto che sei entrata adesso. Tra l'altro c'è il mio patatone che sta qui sudatissimo, stava facendo le ninni, si è anche momentaneamente svegliato. Se si è svegliato, ragazzi, devo lasciarvi. E quindi niente, no, sembra che si è riaddormentato in diretta. Va bene, ragazzi, quindi se avete da fare delle domande, fatele e io vi rispondo. Va bene, se qualcuno, non so, tanto lo so che ce l'avete da fare poi domande. Mi avete scritto, ci avete mandato messaggi a destra e a sinistra su questo discorso. Quindi se volete fare qualche domanda nello specifico, fatemela pure, che la approfondiamo tutti insieme e lavoriamo, risolviamo queste cose insieme. Io nel frattempo mi apro questo mio, il tè l'ho pure finito, comunque qui si continua a sudare, ragazzi, oggi un freddo allucinante. Fatemi vedere quanti gradi ci sono, fatemi vedere, cioè sono curioso quanto dice Google gradi oggi Roma. 35 gradi umidi. Quindi percepiti sono 40, 41, 36, umidità 50%, e c'è gente che ci va a Miami a prendersi l'umidità. Venite a Roma e c'è un'umidità del 50% con un vento di 18 km orari al momento, quindi giusto il tempo proprio perfetto per strippare fino alla fine, ok? Va bene, ragazzi. 43 gradi di percepita. Come devo comportarmi? Dice, ciao Angelo. Oh, vedo che stai viaggiando un sacco te, eh? Tu mi sembra che sta... Vabbè, non dico il nome nel caso di quella. Come devo comportarmi per non deludere le mie downline? Questa è una domanda da 7 billion.
Ovviamente, se non ci sono ogni volta nelle live domande inerenti agli argomenti, lo so che a volte tratto argomenti un po' spinosi, domande so poche, ma potete anche spaziare, farmi anche altre domande, non è un problema. Come devo comportarmi per non deludere le mie da online? Questa è una domanda di Angelo, molto intelligente. Come devo comportarmi per non deludere le mie da online? Innanzitutto devi raggiungere il successo. Devi raggiungere il successo. Angelo, che sia, non serve che tu raggiungi fatturati milionari, non serve che tu arrivi a guadagnare 180 miliardi di dollari al secondo, però devi fare qualifica. Un lead, volete diventare dei leader? Dovete prendervi la responsabilità del successo o dell'insuccesso della vostra organizzazione. Io sono il numero uno della mia organizzazione, sono il qualificato più alto. Così, e perché io ci tengo a dare il buon esempio come leader, eccetera, eccetera, e so bene che le mie persone non hanno bisogno tanto delle mie parole, ma hanno bisogno tanto del mio esempio. Quindi bisogna fare ragionamenti di leadership. Quindi Angelo, tu devi preoccuparti di raggiungere il successo per regalare l'esempio alla tua organizzazione, che è la cosa più grande che gli puoi regalare. È il successo più bello, è la buona emozione, è la sensazione più bella che puoi regalargli. Proprio l'insegnamento più grande che gli puoi dare ai tuoi è raggiungere tu il successo, perché vuol dire che hai saputo programmare, fare il lavoro sul campo, eccetera, online, le cose a destra, a sinistra. Mi fa piacere che mi segui sui social, sono grato. Assolutamente sì, sei una bella persona. Io quando vedo che fai qualche post me lo guardo volentieri, perché sei una bella persona. Io non mi preoccupo, dice... Ah no, c'era Alessandro prima. Ragazzi, se ogni tanto mi perdo quello che scrivete, fate copia e incolla, riscrivetemelo, perché quando iniziate a scrivere tutti quanti insieme a volte mi si accavalla tutto. Come gestisco le mie prime downline dove tra una scusa e un impegno ancora non sono riuscito a far fare la startup? Come gestisco le mie prime downline dove tra una scusa e un impegno ancora non sono riuscito a fare una startup? Stai parlando di le tue prime downline, sono le tue prime linee, intendi? Perché le tue downline sono le prime linee, iniziano ad essere le prime linee delle tue prime linee. Quindi specificami questa cosa, sono tue linee dirette, tu non sei ancora riuscito a fare la startup alle tue linee dirette? Specificami questa cosa, per favore, Alessandro. Io non mi preoccupo, dice Marzia, il mio sponsor mi ha dato le basi per andare avanti, e comunque abbiamo delle upline favolose che contare sempre. Il nostro è un lavoro di squadra, infatti penso che sia la nostra responsabilità di tutto il lavoro, visto che nel network io sono il capo di me stesso. Brava, assolutamente sì. Non fa una piega. Ah, è quello, Alessandro? Ok. Allora, diciamo che in questo caso ti sei fatto manipolare tu dalle tue prime linee. Io lo dico anche nel training che vi ho fatto nella live. Che li chiamo training perché le live che vi faccio sono tutti training praticamente. Ho fatto live training su proprio sulla startup e ne ho parlato. Ti consiglio di guardartela. Ve l'ho fatta dal Kenya quando stavo in Africa, di qua e di là, nel villone esagerato, tra l'altro. La scorsa settimana ho fatto due codici, i miei primi. Ok. Allora, calcola che non devi farti manipolare dalle prime linee, questo vale per tutti. Quando sponsorizzate una nuova persona, voi non dovete farvi manipolare da loro e dai loro problemi. Non so se mi spiego. Non dovete farvi manipolare né da loro né dai loro problemi. Esempio, questi qui ti hanno detto: io sono impegnato, io non ce la faccio, adesso il cane è svenuto, il gatto c'ha la diarrea, quell'altro così a destra e a sinistra, alla fine sta startup, che è il buongiorno che si vede dal mattino, non è stata fatta. È grave, è molto grave, Alessandro. Quindi molto probabilmente ti sei lasciato un po' manipolare da tutta una serie di cose, o all'inizio non hai lavorato bene come magari si doveva lavorare. Tipo, vi faccio sempre l'esempio su di me, su come lavoro io. Io non esiste
che una persona, cioè voi non, uno, se uno di voi adesso in live mi dice: Riccardo, voglio entrare, voglio farmi seguire da te, cioè a me mi vengono un po' i brividi all'inizio. Non lo dico per tirarmela, lo dico perché per lavorare con me è tosta, cioè devi stare al passo. Io poi responsabilizzo subito le persone, guardo in faccia le persone, dico le cose in un certo modo. Se non le fai, non ho tempo da perdere, perché te lo dico 2-3 volte, poi basta, perché ne ho un botto di distributori, cioè la situazione è un po' complessa. Però io non ci arrivo proprio a farmelo dire dalle persone, no, non ho tempo di qua e di là, perché io lavoro prima in modo molto selettivo. Non so se avete notato anche quello che ho scritto, poi magari in futuro cambierà, però se andate sul blog e cliccate su Lavora con Riccardo, cioè provate a leggere che cosa ho scritto, però andate nel menu Lavora con Riccardo e vedete che razza di funnel ho messo in piedi. È una scrematura piuttosto violenta, tra virgolette, perché iniziate ad essere centinaia di migliaia di persone che all'anno visitate il blog, chiedete, fate, devo selezionare per forza. Quella è una cosa fatta volutamente, io non voglio lavorare con tutti, cioè quella è una cosa che ho fatto apposta. Io vi invito a fare lo stesso, magari non a lavorare con lo stesso mio imprinting, con il mio stesso peso, perché io magari oggi me lo posso anche permettere, sono un diamante in carriera, il blog e cose di qua e di là. Però cercate pure voi di selezionarle un minimo con le parole che gli dite, tutte le persone nuove che entrano nella vostra organizzazione. I miei lo sanno, io a volte mando via le persone dai meeting, cioè a fine serata molti si aspettano di essere convinti, no? Cioè che no, di essere convinti, che noi magari li convinciamo. Io ai miei gli dico di non fare questo. Cioè è meglio perderne 100 e lavorarne con uno serio che sponsorizzarne 100 e avere 99 idioti in squadra. Io poi lo so che sono cose un po' pesantine queste che vi dico, serve la testa, l'esperienza di qua e di là, lo so, ma fidatevi che è meglio lavorare con questo atteggiamento piuttosto che con quello dei cani e porci buttati dentro gente perché state con l'acqua alla gola e poi magari non fate nemmeno una startup come Alessandro, per esempio. Non esiste, che io glielo dico subito alle persone che lavorano direttamente con me: c'è da fare questo e questo. Te lo dico subito, lo dico anche in chiusura a qualsiasi evento che faccio online sul campo: se non sei disposto a formarti e a fare formazione tutte le settimane, lascia stare, perché non è questo il business per te. Mi dispiace, non litighiamo, non succede nulla, se ti incontro per strada ci salutiamo pure, non è un problema, ma business insieme non lo possiamo fare. Ma come? Oddio, è di qua, di là, è su e giù. Sì ragazzi, è così, perché nel network marketing bisogna lavorare con il giusto atteggiamento e con la giusta determinazione. Non dovete aprire la porta a cani e porci, non è così che funziona. Sono anche leggi del marketing speech, del brand positioning speech. Io potrei farvi un botto di esempi tecnici e non. Voi non sarete mai per tutti, la vostra persona non sarà mai per tutti. Di Gasparro, per come lavora, per quello che dice, per come dice le cose in modo diretto, crudo, di qua e di là, fa infastidire chi magari non ama questo atteggiamento, lo so. E magari un test che vi ho fatto fare in community, alcuni mi hanno detto: no, perché a me l'unica cosa che non mi piace è quando parli male degli altri. Io non parlo male degli altri, io faccio degli esempi sulle cazzate che fanno questi finti guru italiani, però le persone, alcuni lo recepiscono come se io parlo male degli altri. Cioè vedete, io non ho mai detto cose per parlare male degli altri a gratis, io non parlo male di nessuno, mi faccio gli affari miei, però molti, nonostante io lo dica con il mio atteggiamento, con la mia roba di qua e di là, non lo capiscono. Questo certifica il fatto che voi non potrete mai essere per tutti. Quindi iniziare a lavorare da oggi con il giusto atteggiamento, con la giusta selezione, leggera se non avete ancora raggiunto risultati importanti. Non dovete esagerare a fare i finti briatore. Però se iniziate a lavorare con il giusto atteggiamento, no, con un po' di tigna, fidatevi che quando sponsorizzerete le persone, quelle poche che vi entreranno in organizzazione, ma cavolo, saranno quelle giuste con cui poter iniziare a fare un lavoro un po' più responsabile, un po' più bello, cioè, e stimolante.
Io sconsiglio da sempre a tutti i miei distributori di buttare dentro cani e porci. Non dovete buttare dentro le vostre reti cani e porci. Non sa da fare. Io più vedo che le persone mi scappano, che si spaventano dal mio atteggiamento di quelli di là, più sono contento. Perché tanto lo so che per la massa così è. Io aspetto quelli giusti. Voi, io vi consiglio di lavorare con questo mindset, con questo atteggiamento mentale, in un modo diverso, perché ancora non, magari alcuni di voi non se lo possono permettere di qua e di là di avere proprio tutta sta potenza, ok, di dire le cose in un certo modo. Però ciao Donatella, ho fatto, l'ho letto, sei un toro. Angelo, eh sì ragazzi, perché molti vanno stimolati. Nel mio caso sono due persone che fanno lavori particolari e sono sempre in viaggio. Posso sempre farla appena tornano o non è più il caso? Puoi farla quando tornano, ma muoviti anche online. Ci fai una Zoom, ci fai una Skype. Cioè, accelera. È come gli imprenditori che non riuscite a prenderci appuntamento magari di persona, grossi imprenditori, personaggi importanti che magari sui 50-60 anni non smanettano bene con l'online, no? E allora magari hanno piacere di un incontro di persona. Cioè ragazzi, se Maometto non va dalla montagna, la montagna deve andare da Maometto. Cioè ragazzi, è così, quindi voi agite, andate voi incontro, proponete voi, però col giusto atteggiamento. Il prodotto lo conoscono e lo usano, e meno male. Io lo farei usando Skype, o comunque, vedi che ti sta dicendo Marzia, intelligentissima. Io lo farei usando Skype, o comunque mi organizzerei per farlo con altri mezzi e non di persona. Se hanno voglia di farlo, lo faranno. È così. Si impara sbagliando. Assolutamente sì. Se non sbagliate niente, vuol dire che non state provando niente. E se non provate niente, vuol dire che non state guadagnando. Grazie Diamond, mi hai risposto a un mio grande problema del momento. Ciao Anna, sono contento. Speriamo sia la prima e l'ultima. Oddio, ce ne saranno sempre, Alessandro. Però ci siamo capiti, no? Ok ragazzi, mamma mia, sì, grazie a tutti immensi come sempre. Ragazzi, guardate che è così, bisogna lavorare con il giusto atteggiamento. Voi dovete lavorare con il giusto atteggiamento, fidatevi che è così. Dovete avere, voi siete imprenditori, basta pensare di essere piccoli. Voi dovete lavorare locale, anche online di qua e di là, ma pensare globale, tutto il pianeta, perché la vostra attività, il vostro codice attività, il vostro business può a tutti gli effetti su carta scritta svilupparsi a costo zero praticamente in tutto il pianeta. Quindi voi siete dei grandi imprenditori, voi siete delle persone di un certo livello, però dovete avere stima di voi stessi, ve ne ho parlato nell'altra live. Se non avete stima di voi stessi e pensate che il vostro business è per farlocchi o per mezze seghe, attirerete mezze seghe. Poi vi devo fare una live pure sulla legge dell'attrazione magari. Cioè, attirerete mezze seghe, le persone non vi prenderanno mai sul serio, sentiranno le vostre vibrazioni, che sono vibrazioni mediocri, perché le emanate poi queste cose, succede questo, ok? E sarà un problema, sarà un cavolo di problema, perché fino a quando non cambierete il vostro atteggiamento mentale potrete studiare tutta la tecnica che volete. L'ho detto anche sui corsi che stanno per uscire, che molti di voi me li stanno chiedendo, dicono quando escono, di qua e di là. Sì, va bene, quello che vi porto io sul mercato non l'avete mai visto neanche per scherzo nel mondo del network, non dico per tirarvelo, lo vedrete. Però se non avete il giusto mindset, voi alla base, e io posso darvi pure l'oro in mano, ma se voi non lo agganciate a livello psicologico sarà un casino. Infatti su quello delle obiezioni io parlo molto anche di mindset di qua e di là. Cioè bisogna stare in campana, obiezione e vendita. Va bene ragazzi, dai, io a questo punto, che fa un caldo assurdo, tra mezz'ora devo svegliare pure il piccolino che mi sa che ce ne andiamo al parco. Dopo del caso vi pubblico un'altra foto imbarazzante. Purtroppo il mio tè è finito, anzi quasi quasi me lo vado a prendere. Che dite, via? Vi lascio qui in diretta da soli per vedere se c'è qualcosa di compromettente qui dietro che non ho spostato proprio.
No, tutto a posto, che poi queste cose rimangono registrate, che ci sono i gufetti, le cose. Riccardo, con un anno di corso con te ho notato che ho cambiato mentalità anche nel lavoro tradizionale. Non mi faccio più mettere i piedi in testa e mi faccio rispettare anche dei miei superiori. Brava, brava. Certe volte sarò brusca, ma rispetto a prima, lavoro più tranquilla e mi pongo diversamente con le persone. Marzia, hai fatto una conquista straordinaria. Allora sono molto felice per te, perché la tua vita poi cambia. La tua vita cambia. Quando è così cambia tutto. Fatevi portare rispetto, bravi. Il rispetto è la base di tutto. Non ci può essere lavoro sano senza rispetto, ragazzi, è impossibile. Ok. Brava Marzia, continua così. Grazie come sempre, immenso. Grazie per stimolarci sempre. Grazie, grazie a voi. Grazie per i vostri feedback, per quello che dite, ragazzi. Va bene. Fatemi prendere un po' di... Vi lascio il tempo del tè, mi riempio la mia cosa qui della birra, di tè. Il tempo, se tu vado e ritorno, se non ci sono domande chiudo e mi metto a lavorare sul blog. Ok ragazzi, vado. Quindi per me... Allora, vediamo un pochettino. Eccolo qua, che fa un caldo allucinante. Okay. Ecco fatto ragazzi. Avete capito, signori? Guardate come si beve il tè nella cosa della birra, come si chiama, il boccale. Ok ragazzi, dai. Vedo che non avete domande, anche oggi ci siamo fatti quasi tre quarti d'ora di training. Io direi che mi metto al lavoro sul blog, ragazzi, stanno arrivando tante news, tanti bei momenti, spizzatelo sempre il blog, tra l'altro che stanno uscendo una valanga di articoli e siete sempre di più. E niente, se non avete fatto il corso gratuito, partite almeno col farvi inizialmente il corso gratuito, che trovate sul blog alla pagina Nuovo Inizia da Qui. È un percorso in 35 step allucinante, cioè molti non se ne rendono neanche conto di quello che offro io sul blog. Non avete mai vista una roba del genere in Europa, ok, forse neanche nel mondo. Sono 35 step suddivisi in tre fasi, perfezionamento di qua e di là, che vi portano, già solo quello vi porta ad essere cioè diventate persone e professionisti diversi già solo con quel percorso gratuito. Ok, quindi mi raccomando, intelligenza, mangiate tutto quello che c'è da mangiare. Oggi ho iniziato l'orto, brava Donatella. Ok, e signori, ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti, che vedo che rimanete incollati. Ok, però poi non mi fate domande, ragazzi, io devo chiudere, perché poi quando finisco, signori, devo, c'ho altre mille miliardi di cose da fare, cioè è inutile che rimanete qui, ragazzi. Ok, dai, ci vediamo alla prossima ragazzi, buona giornata a tutti. Valanghe di bustine, sì, guardate qui, me lo sparo one shot questo qui ragazzi, così nel boccale della birra si beve il tè d'estate ragazzi. Ok, dai, va, buona giornata a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima live. Carico anche un video sul canale YouTube, che state diventando, abbiamo raggiunto quasi 1000 iscritti pure sul canale YouTube. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, ciao ciao ciao. Un buon livello, un buon live.